RS dentro la notizia. Il nostro appuntamento con l'informazione questo giovedì mattina alle 9.36 in diretta su TRS Radio ci porta a fare un connubio particolare. Normalmente insomma si dice che quando si fa sport bisogna bere poco e soprattutto in qualche modo se si beve poi magari non si è proprio tanto lucidi. In realtà diciamo sempre bere responsabilmente, mai come questa volta per questa 8ª edizione di Fuori Gioco, dove il vino incontra in qualche modo il calcio. Ne parliamo ai nostri microfoni con Fabio Fantino e parliamo di quello che sono i Barolo Boys. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti. Allora, io dicevo, insomma, un connubio particolare, vino e calcio. 8ª edizione di questa manifestazione che in qualche modo vuole anche fare incontrare un po' delle eccellenze del territorio. Siamo precisamente all'interno di quello che è il, diciamo così, il territorio del Barolo, di Monforte d'Alba. Sì. Ma come nasce intanto l'idea del nome come squadra di calcio, la Barolo Boys, al di là del vino, e poi perché l'esigenza di mettere diciamo così in piedi questa manifestazione particolare dove si incontrano anche dei personaggi importanti? Sì, ecco, allora, la squadra Barolo Boys nasce inizio anni 90 qua nel paese di Monforte. Il nome è stato stravagante all'inizio, ma ha funzionato, e la squadra è sponsorizzata da 45 aziende produttrici di Barolo qua nel comune di Monforte. Quindi si è giocato a pallone, prima e seconda categoria, e qualche anno fa abbiamo deciso che oltre al calcio, con il nome che abbiamo, potevamo fare qualcosa di bello, di interessante, ed è nato Barolo Boys appunto in Fuori Gioco, quindi fuori dal campo, e organizziamo questa 4 giorni di vino e sport, di amicizia, di conoscenza qua nel nostro paese a Monforte. Si parte giovedì sera con la nostra amichevole internazionale, abbiamo i nostri amici danesi che arrivano da Aarhus, e sono in 16 ex professionisti, e quindi si apre la manifestazione con questa amichevole qua sul campo sportivo del Gallo. Il venerdì abbiamo la cena dei campioni, quindi la cena di benvenuto per tutti i produttori ospiti. Abbiamo 160 ospiti, siamo sulla terrazza del Moda Ristorante, che è una location bellissima, e i vini ospiti verranno serviti ai tavoli con un piatto cucinato da uno chef che proviene anche dalla stessa zona. Quindi una cosa conviviale, molto bella, e abbiamo ancora alcuni posti disponibili, ma si sta riempiendo bene. E poi il sabato abbiamo il giorno clou, quindi abbiamo questa grande degustazione dove ci siamo tutti noi di Monforte, 45 aziende che presentano il Barolo 2015, più Regione Vitivinicole che abbiamo invitato qua a Monforte. Quindi abbiamo Romagna Sangiovese, quindi dall'Emilia Romagna, poi avremo l'Erbaluce di Caluso, qua a Nord Piemonte, e l'Alta Langa, che appunto sono le bollicine, la DOCG nata pochi anni fa, che sta comunque producendo delle bollicine di qualità interessanti. Quindi avremo ospiti questi produttori che passeranno con noi la giornata, saremo ospiti delle case della Sarac e del Moda Ristorante nel centro storico di Monforte, speriamo nel bel tempo. Dovrebbe fare bel tempo dal 6 sì. al 9 giugno, dicevamo. Tra l'altro, quindi sì. È anche un po' un incontro tra produttori e tra quelle che sono regioni diverse, che in qualche modo portano sulla tavola di ogni giorno il proprio vino e quello che è la propria eccellenza, dando uno sguardo e un respiro anche un po' a quello che è la parte estera, come dicevi tu, con i campioni, no? In questo caso danesi, questi amici che vengono in qualche modo a portare anche, diciamo così, la loro unione a quella che è la Barolo Boys in Fuori Gioco. Però io dicevo una cosa interessante, che in qualche modo ogni anno
Fuori gioco, in fuori gioco, Barolo Boys in fuori gioco, cerca di dare risalto non solo, diciamo così, all'enogastronomia, ma anche a quelli che sono i personaggi. Quest'anno un ospite leggendario, come dichiarate voi, chi è Giacomo Oddero? Giacomo Zero è un grande personaggio di Langa che ha aiutato la zona in tempi non sospetti con le sue straordinarie intuizioni, e produttore nella cantina di La Morra, farmacista, è stato presidente della fondazione CRC per 15 anni, quindi è stato un intramontabile, appunto. La rassegna si chiama Gli Intramontabili e secondo noi Giacomo Oddero per il nostro territorio, sia per noi giovani sia per tutti, è stato uno di quei personaggi che sarà intramontabile. Quindi Gigi Garanzini, che è anche produttore e anche sponsor dei Barolo Boys, intervisterà Giacomo Oddero la domenica alle 17:30 su all'Auditorium Orzvoschi nel centro storico. Prima di Oddero abbiamo avuto Tardelli, abbiamo avuto Gianni Mura, abbiamo avuto un altro grande, Beppe Colla, abbiamo avuto Paolo Maldini l'anno scorso, quindi anche gli ospiti, gli intramontabili sono per diversi aspetti. Quest'anno abbiamo giocato in casa, Oddero merita questa intervista, questa chiacchierata con Gigi e via, speriamo anche qua di avere un buon pubblico perché sono cose speciali, via. Sicuramente, poi è anche giusto ogni tanto guardare anche in casa propria, no? Mettiamola così, insomma, dare anche risalto alle persone che in qualche modo hanno contribuito a rendere importante un territorio, ad esempio come il vostro, quello vitivinicolo in Langa, che lo ricordiamo patrimonio mondiale dell'UNESCO e tra l'altro, insomma, top in travel 2019 proprio per le guide Lonely Planet, quindi a maggior ragione ancora di più un territorio che si fa conoscere, diciamo così, anche all'estero. Senti Fabio, noi siamo quasi in chiusura, intanto vabbè, poi ti chiederò dove possiamo trovare tutto quanto, se avete siti Sì, internet, Facebook e tutto quanto, certo. ma ti chiedo in chiusura, che cosa vi aspettate da quest'ottava edizione? Ma noi ci aspettiamo il solito successo, le solite 4 giornate di divertimento, amicizia, di scambi di opinioni sia tra noi produttori sia per il pubblico che viene. E quindi sì, aspettiamo tutti qua a Monforte. C'è il programma sul sito internet, su Facebook abbiamo la pagina attiva, quindi potete seguirci per orari e informazioni varie. E sì, questo è quanto. E allora ti chiedo in chiusura, è ancora un po' presto per bere il vino, mettiamola così, facciamo un aperitivo insieme un po' anticipato, che vino mi consiglieresti? Ah beh, noi facendo il Barolo io non posso. Va bene il Dici che Barolo lo anche come champagne va bene a aperitivo? qualsiasi ora, ma il Barolo anche a qualsiasi ora non si rifiuta mai. Perfetto, allora verrò a prenderlo poi direttamente, non solo virtuale, Sabato, ti mettiamola così. aspettiamo. Allora ci troveremo per l'ottava edizione di Barolo Boys in fuorigioco a Monforte d'Alba dal 6 al 9 giugno. Grazie mille Fabio Fantino, grazie di essere stati ai nostri microfoni e buon tutto. Grazie a Grazie. te, grazie a voi. Un Ciao, alla saluto da prossima. Monforte. Ciao. Ciao, grazie. Eravamo collegati con Monforte, con Fabio Fantino. Vi ricordo, potete trovare tutto sui siti, sul sito internet e su Facebook. Barolo Boys in fuorigioco dal 6 al 9 di giugno, ottava edizione. Amore.